20 marzo 2017, questa è una delle date spartiacque in tema di non performing loans perché la Banca Centrale Europea ha pubblicato le nuove linee guida in tema di gestione e smaltimento dei crediti deteriorati. Stiamo parlando di un documento di 143 pagine dove vengono definite le misure, i processi e i migliori, le best practice a cui le banche dovrebbero attenersi per la gestione di questi crediti non performanti. Allora, continuiamo a seguire il tema e lo facciamo sempre in sede della Scala Studio Legale. Siamo in compagnia di Cristian Fagella, Managing Partner della Scala Studio Legale. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. E allora parliamo proprio di questo. Qual è la valenza delle linee guida del nuovo documento della Banca Centrale Europea? Sono linee guida di cosiddetta best practice che di per sé non avrebbero natura e non hanno natura vincolante di norma giuridica coercibile, anche se di fatto ai fini della vigilanza le banche che non dovessero attenersi a quei principi e a questi criteri devono spiegarne i motivi all'organismo di vigilanza e si soggiacciono anche a eventuali sanzioni in quella sede. Quindi di fatto la natura è sostanzialmente vincolante. E allora le banche come si adegueranno a questo nuovo documento e come faranno fronte alle nuove indicazioni dell'Istituto di Francoforte? Innanzitutto un dato è certo, si adegueranno e vi faranno fronte, perché l'Italia da sola con i suoi circa 200 miliardi di euro di NPLs concorre per il 20% all'ammontare del problema europeo degli NPLs, che cuba circa 1000 miliardi. Molti istituti si sono già mossi negli scorsi giorni. Alcune tra le principali banche italiane hanno adottato internamente le politiche strategiche di gestione degli NPLs e le hanno comunicato, le stanno comunicando a BCE. Diciamo che il punto focale è quello della costituzione di una NPL unit all'interno della banca, altamente specializzata. Soprattutto si tratta di un elemento distintivo di questa politica di gestione, perché mette al centro della banca una funzione che diventa dialogante e trasversale con tutte le altre funzioni, e si assiste a un vero e proprio upgrade di una unità della banca che diventa core. Parliamo allora anche del mercato. Quali sono le prospettive e le evoluzioni alla luce delle nuove linee guida? La BCE ha previsto un sistema nel quale le cessioni sono un'opzione per la gestione del problema NPLs. Si tratta di un mix di azioni da porre in essere, le cessioni sono uno di questi tool, ma sicuramente il rafforzamento del presidio interno di gestione è molto importante e sarà centrale nella soluzione del problema da parte delle banche italiane. Questo, ripeto, con strutture interne che saranno dedicate a questo tema e con il ricorso ad outsourcers che dovranno a loro volta evolversi e strutturarsi sempre di più per far fronte ad un'esigenza che si fa sempre più sofisticata. E allora è un tema, quello degli NPL, che entra nel vivo grazie appunto alla Banca Centrale Europea, un tema che noi seguiremo, continueremo a seguire sempre qui nella sede della Scala Studio Legale. Io ringrazio e saluto Cristian Fagella, Managing Partner della Scala Studio Legale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Continuate a seguirci e a seguire News Diritto in Pillole.